Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, a grande richiesta per voi, cucinerò ancora. Ho deciso di seguire questo trend che in realtà è vecchissimo, però io arrivo sempre tardi, e mangerò tutto rosa. La vera sfida di oggi non sarà tanto mangiare rosa, perché voi penserete, ah sì, magari la carne è rosa, il pesce è rosa, lo puoi mangiare? No, perché io sono vegetariana, quindi eliminate carne e pesce. Sarà difficile. Vediamo quello che succede. Ho già girato la colazione perché onestamente io la mattina non avrei potuto fare questa introduzione, quindi cominciamo subito con la colazione. Ed eccomi qua, buongiorno a tutti. Per la colazione cosa ho scelto? Abbiamo un latte di soia alla fragola e una girella motta ai frutti rossi. Scusate la mia voce, ma penso di stare ammalandomi. Ed è veramente fantastico ammalarsi a pochi giorni dalla laurea. Questa è una colazione un po' pesante per me. Di solito faccio colazione con tè verde e biscotti ai cereali. Proviamo. Questa cosa è stranissima. Lì per lì è tipo... Però poi quando ingoi il sapore è... No, non lo so. Mentre questa girellina, proviamo. È buona, è molto... Stamattina non so parlare, ci vediamo per pranzo. Eccoci qui per il pranzo. Ho pensato di fare un'insalata fredda a base di burgul. E cosa darà il colore rosa? Le rape rosse. E voi dite, è rosso o non è rosa? Invece no, è rosa. Basta, non insistete, per favore, lasciatemi stare. Ovviamente vi porterò con me nella preparazione di questo piatto. Mettete quindi in una pentola il cereale e tre volte il suo volume di acqua e fate bollire. Per la preparazione di queste rape, quelle che ho preso sono già precotte, e se vi state chiedendo perché io mi stia mettendo questa felpa, è numero uno perché sento freddo e numero due perché mi sporcherò tantissimo, quindi non vorrei macchiare questa bellissima maglia. Penso che per l'occasione ne bastino due. Se volete un consiglio, fatelo in un pentolino più largo che alto, altrimenti vi uscirà fuori e farà il panico, come è successo a me. Bene, non mi ha registrato il video mentre lo dicevo, ma ho praticamente messo in questa ciotolina le rape rosse, l'olio, il sale, il limone, la menta, l'erba cipollina e il pepe, e ho mischiato tutto in un contenitore ermetico. E poi, adesso che si cuocerà il cereale, metteremo anche questo qui dentro. Per le proteine, adesso mi guadagno tipo l'odio di tutto il web, utilizzerò questi Bustel vegetariani. Come potete essere certi che siano vegetariani? Non potete, dovete fidarvi di me e capire che lo sono. Ora sembra così, non preoccupatevi, sarà più buono di quello che potete vedere. Immagino che vi farà schifo adesso. Ed ecco qui, la ciotolina è pronta. Ora la mettiamo in frigo, intanto pulisco questo disordine e poi mangiamo. Ed eccomi qua, pericolo rapa sventato. Pranzetto pronto. Come potete vedere è difatti rosa. Mi fido ciecamente delle mie qualità culinarie. Ora sto aggiungendo dei semi misti e delle mandorle a fette. Se c'è una cosa sulla quale mi sento veramente poco modesta è il fatto che mi ritengo brava a cucinare quello che mi piace. Ovviamente non dico che devo cucinare per l'esercito e far andare bene a tutti questa cosa. È veramente buono, manca un po' di fare. Pranzetto buonissimo. Fidatevi di me per le cose salate, ma non fidatevi di me per i dolci, come avrete potuto notare. Ed eccomi qua a casa dei miei amichetti. Vi chiederete perché io ho questa ciotola. Perché ho deciso di fare il Kool-Aid, che è una cosa tipo americana, e dovrebbe essere alla fragola e dovrebbe essere rosa. Quindi quale migliore giornata per provarlo. Bene, zucchero messo. Adesso versiamo questa cosa. Oddio, è viola. Perché è viola? Non dovrebbe essere rosa. E adesso mettiamo l'acqua. Oddio, dove ti hai visto? Mi sento male, oddio! Ma sai versare in una maniera umana quest'acqua? Però non è rosa! Cameraman veramente indisponente, ragazzi! Assaggiamo! Dai, sembra fruncina la fragola! No, sa di fragola, vera, dai! È buono! Sono appena tornata da lezione e quindi è il momento della merenda. Cosa ho comprato? Il Kit Kat rosa. Poi cosa berrò? Il Kool-Aid! Guardate che belli!
Comunque, voi come li mangiate i Kit Kat? Fate tipo il morso così? Oppure dividete le barrette? Io divido le barrette. Fanno esattamente di Kit Kat. Bianco però. Forse si sente tipo una nota tipo un po' diversa. Un pezzo. Sento proprio tipo una cosa chimica che entra in me. Vabbè, ci vediamo stasera a cena. I'm back per la cena. Come vedete abbiamo qui del radicchio che ho già tagliato per non sprecare tempo, perché sono già tipo le 8:30 e ho fame. Io di solito mangio alle 7. E sono seduta per terra perché sì, ormai a me piace fare tipo cose strane per entrare in queste inquadrature. Comunque, in cosa consisterà il piatto di stasera? In delle bruschette, ok, il pane non è rosa. Adesso faccio sbollentare, questo è il termine tecnico. Mi sono tipo drogata di real time in questo weekend che sono stata a casa. Quindi facciamo sbollentare il radicchio in padella e intanto prepariamo l'hummus. Gli ingredienti principali sono la tahin, che sarebbe una sorta di crema di sesamo, diciamo il sapore è molto simile al burro d'arachidi, i fagioli bianchi, ma potete anche utilizzare i ceci, ovviamente olio, sale, pepe, bla bla bla, e la rapa. Tutti questi ingredienti vanno messi insieme, frullati con il mini pimer, e verrà appunto questa crema che potete conservare in frigo, congelatore, senza problemi. Ed ecco qui come dovrebbe sembrare tutto prima di essere frullato. Come avrete penso ormai capito che le mie cose alla fine non sembrano mai belle, ma poi effettivamente sono buone, quasi sempre, tipo 99%. Ecco qui, sembra tipo un frullato alla fragola. Diciamo conclusione un po' di questo video con questa luce pessima, oscena, mi dispiace. Posso dirvi che è stato facile, ovviamente perché avevo in mente quello che dovevo fare. Sarebbe stato più facile se avessi mangiato carne, pesce o magari avessi usato cose più semplici. E invece comunque ci ho tenuto a fare delle ricette un po' particolari, quindi niente, le troverete nel mio libro di ricette che uscirà nel 2000 e mai. Grazie di essere stati con me e al prossimo video, magari non in cucina. Sapete di cosa mi sono accorta? Che non ho fatto vedere mentre provavo la cena, semplicemente fatto una foto al cibo. E spero che vi accontentiate, perché nessuno arriva mai alla fine del video, solo pochi adepti che mi vogliono così bene. Quindi posso assicurarvi che era tutto buonissimo, ricetta collaudata, buonissima. Accontentatevi delle mie ricette pessime e quindi un bacino.